Allora, cara Antonella, che ansia! Eccomi, ansia, sono prontissima! Allora, Antonella, il pescatore pugliese ti ha portato il pescato per fare questa pasta, che poi è un primo e un secondo, perché quando uno ha un pesce così deve usarlo tutto. La prima cosa che faccio è tutta la pasta. Da noi si dice cala la pasta. Che pasta è questa qui? Questo è uno spaghettino spezzato. Che mio padre diceva in Dusuga, così un spaghettino spezzato è il massimo. Ok. Sarebbe lo spaghettino spezzato. Dillo in pugliese che mi piace. In Dusuga, spaghettini spezzati è il massimo, diceva mio padre. Esatto. Allora io li faccio proprio così, come so. In Dusuga. Allora, la scelta abbiamo il pesce, sono lo scorfano, poi le triglia e le seppie. E le seppie, perché sono tre. Sì, però che sono la base. Nel ciambotto, Antonella. Che tu fai il ciambotto. Sì, okay. La base sono 3-4 pesci. Poi dopo, quelli che vuoi metti, quello che c'è sul banco del pesce, perché come, hai come ragione, tu mi insegni, come c'è, no? C'è. Il banco del pesce ti parla chiaro. Assolutamente. E quindi tu guardi il banco e dici, oggi faccio il ciambotto. Ok, facciamo il ciambotto. Allora, quindi mettiamo dentro tutti i pesci che vogliamo. Mettiamo i pesci che vogliamo. Che è un primo e un secondo contemporaneamente. Sì. Cioè, puoi farlo, adesso poi vedrete perché. Allora, allora, prendiamo subito un cipollotto fresco e lo tagliamo. Senti, ma dopo sulla frisella, no? Dopo vieni e vai. Sì. Ma sulla frisella non possiamo mettere il anche un po' di tingolini. Diciamo che la frisella si sposa con tutto, no? Senti, Lorenzo, intanto che le taglia il cipollotto, ma i pesci, è vero, l'abbiamo detto tante volte, ma vorrei che tu me lo ribadissi il concetto, sono anche loro un po' stagionali. No, sono molto stagionali. È un'altra stagionalità di cui ci siamo dimenticati, perché al supermercato c'è sempre un po' di tutto, ma la temperatura dell'acqua, la posizione e tanti altri fattori, per esempio il periodo della riproduzione, influiscono sulla presenza, sull'assenza di un pesce, ed è tanto importante, è forse più importante mangiare pesce stagionale rispetto ad altri alimenti, perché mangiare pesce stagionale vuol dire che non andiamo a mangiarlo quando è ancora troppo piccolo, quindi non andiamo a influire sui processi di ripopolamento degli stock ittici, lo mangiamo sempre quando è al massimo della sua forma, quando non si sta riproducendo, quando arriva più vicino al mare, insomma ci sono tanti elementi che interagiscono. È chiaro che come tante stagioni, anche le stagioni del pesce purtroppo stanno cambiando. A Torre Guaceto le acque ora sono più calde del solito e quindi anche questo sta adesso cambiando. Adesso qual è il pesce che c'è? Questi sono proprio perfetti. La seppia è periodo proprio dei cefalopodi, è periodo dei piccoli pesci. E anche l'estate e poi sarà dello scorpo. Così? Ed estate, visto che andiamo verso l'estate, che pesci dobbiamo mangiare? Questi pesci restano più o meno fino alla fine dell'estate, vanno in riproduzione diciamo in autunno. Okay, quelli pesci che possiamo sempre mangiare d'estate, che io consiglio, sono i molluschi, perché i molluschi tra tutti i pesci che possiamo mangiare sono anche i meno impattanti dal punto di vista ecologico, anzi hanno un'importante funzione di pulire il mare, i fondali, di mantenere l'acqua a un certo pH. È giusta, perché almeno impariamo anche noi a mangiare il pesce giusto. Allora tu hai messo il cipollotto, i gambi del prezzemolo, un aglio intero schiacciato, un po' di peperoncino se vi piace, dico sempre questo può essere facoltativo, se non piace si può anche non metterlo, e lo andiamo qui a soffriggere bene bene nell'olio extravergine d'oliva. L'olio deve essere abbondante in questo piatto, Antonè. Dottore, io lo metto abbondante. Antonè, sì. Tanto parliamo tra di noi. Ecco. Allora, una volta che avete ottenuto, diciamo che si è soffritto bene, ben stufato, nel frattempo mi sono tagliati i pomodori, però dobbiamo sfumare con il vino, così diceva la ricetta originale. Sì. La ricetta, e quindi sfumiamo il soffritto con il vino. Bianco, possibilmente. Vino bianco, deve fare così, tutto questo rumore. I rumori, gli odori non si sentono ancora, i profumi, ma i rumori sì. Poi allora, mettiamoci i pomodorini. Sì, adesso lo facciamo sfumare leggermente e mettiamo i pomodorini, che devono essere abbondanti, Antonella, perché proprio deve essere corposo. Esatto. Deve essere bello corposo. Quindi io ne taglio ancora un pochino. Non lesinate, tagliamo tutti i pomodori e buttiamoli dentro. Tra l'altro una delle differenze di queste zuppe, differenze che c'erano, che non ci sono tanto più, è che ogni territorio usava il suo pomodoro, che era la cosa bella, che cambiava il gusto del pesce. Oggi è più difficile farlo e quindi è molto più importante anche farlo, secondo me. È vero. Trovare il pomodoro di quella zona e usarlo col pesce. Poi. Allora, adesso per far lasciare un po' l'acqua, come abbiamo sempre detto, no, in questi mesi, mettiamo un po' di sale, così il pomodoro si appassisce un po' più velocemente, e un po' di pepe. E questo qua lo giriamo per bene. Lo giriamo per bene. Una volta appassiti, Antonè, che dobbiamo aspettare 6-7 minuti, 8 minuti, una volta ben appassito, lo bagniamo con acqua e facciamo ridurre il sughetto. Quindi otteniamo già il sughetto. Di solito quando uno cucina il pesce a casa e fa la zuppa, prima soffrigge i pesci, li mette da parte e poi fa il sughino.
Invece in questo caso no, si fa direttamente così. Ok. Quindi andiamo a bagnare con l'acqua e lo facciamo ridurre piano piano, ok? Il sale e poi lo sistemeremo alla fine. Ok, ma il pesce in quale momento entra? Allora, adesso, visto che giustamente dovevamo attendere tanto tempo, adesso ho già preparato il mio sughino, già pronto. Che si è ridotto per mettere i pesci. Tra l'altro stiamo vedendo in questa stagione si consuma più pesce. Sì, ma diciamo che la stagionalità aiuta anche la salute, perché in questa stagione abbiamo pesci molto ricchi di calcio. Quindi con l'esposizione alla luce noi produciamo più vitamina D e quindi abbiamo la possibilità di fissarlo, quindi mangiamoli proprio bene. Anche per questo motivo, molluschi e questi tipi di pesci. Allora, adesso che il sughino si è ridotto, vedete? Ogni pesce ha la sua cottura, quindi prima mettiamo sicuramente lo scorfano che è bello corposo e quindi mantiene bene. È ciccione. È bello ciccione e quindi deve essere in piena ebollizione. A Napoli si chiama anche capone per la testa grande. Testa grossa. Sì. Sì. Però anche qui noi abbiamo scelto questi pesci perché sono più comuni, ma credo che si possa fare con quello che uno trova. Quello che trova. Quello che trova e che è di stagione. Quindi questo abbiamo questa stagione adesso, quindi adesso mettiamo lo scorfano. Quindi abbiamo imparato oggi che non solo frutta e verdura di stagione, ma anche il pesce è stagionale. Anche i formaggi erano stagionali. Anche i formaggi una volta. È vero. Quindi se noi li seguiamo, alla salute ne guadagni. Certo. Sì, la natura allora, ce lo insegna. Antonella, quando ha fatto almeno per 5-6 minuti, diciamo, 5-6 ovviamente, minuti lo scorfano poi, sempre in piena ebollizione, mettiamo adesso le triglie. Le triglie scusatemi, no, mettiamo i cefalopodi. Perché la seppia, la triglia si cuoce veramente in pochissimo tempo. Quindi le seppie tempo. Le buttiamo dentro perché sono quelle che hanno in questo caso o una breve cottura, in questo caso una lunga cottura. Diciamo che una cottura un po' più lunga. Esatto. Okay? E solo da ultimo mettiamo invece il pesce, se le mettiamo in padella fragile. Le scottiamo e in ultimo aspettiamo qualche minuto effettivamente mettiamo le triglie. Quindi nel frattempo io mi preparo. E come vedete del pesce non si butta niente, si mette tutto perché poi non si può anche con i costi del pesce fare Lo facciamo portare un po' ad ebollizione Antonella, così aspettiamo qualche minuto e nel frattempo mi vado a tritare un po' di prezzemolo tritato. Bello. Questo è il prezzemolo fresco che c'è adesso, no? È il prezzemolo fresco e quindi lo andiamo a tritare finalmente che ci servirà. Quindi in poche parole qua impiattiamo in un piatto proprio tipico che è la ceramica di Grottaglie. Grottaglie è un paese proprio vicino a Ceglieme Sapica dove si fanno queste bellissime ceramiche. Paese incredibile tra l'altro da visitare. Sì, è stupendo. Posto bellissimo e diciamo che il gallo fa da padrone poi il gallo fa da padrone infatti tra un po' vediamo quindi prendiamo un bellissimo piatto grande e adesso impiatteremo tutto quanto insieme. Allora è arrivato il momento delle triglie delle triglie, vedete che sta in piena ebollizione qui all'interno. Mettiamo quindi anche adesso le triglie. Mettiamo anche le triglie. Vedi che lo scorfano praticamente fra 3 minuti è pronto. Sì, esatto. Sì, ma è abbastanza veloce. Sì. Il tutto mettendo tutti i pesci, tutti i procedimenti, quanto ci vorrà in tutto? Ci vorrà una ventina di minuti, 25, non di più, Antonella. Sì, lo richiudiamo adesso. Va avanti poi ancora adesso con le triglie. Assaggiamo di sale proprio verso la fine e nel frattempo adesso abbiamo la pasta che è quasi pronta. Facciamo adesso? Allora, adesso dobbiamo prendere tutti quanti i pesci e li mettiamo già direttamente nella serve non mi serve più Anto, allora scusami tutto qua no che così ti sgombro allora abbiamo visto Antonella che come ha detto Lorenzo si è già cotto lo scorfano, quindi lo scorfano lo posso già mettere all'interno. Nel frattempo faccio cuocere. Si toglie piano piano. Sì, piano piano lo posso cuocere, così ognuno avrà la sua cottura precisa. No? Quindi a casa ovviamente cercate di fare la cottura come si deve, come sta scritto sulla ricetta. E quindi l'andiamo a mettere. Queste sono anche quelle grandi zuppe primo e secondo familiari, per cui insomma da condividere, da mettere diciamo al centro del tavolo. Poi naturalmente il sugo andrebbe ridotto ancora un po', immagino. Sicuramente, però comunque Antonella è un brodetto, Non dimentichiamo che è un brodetto. Non deve essere un sugo. Non deve essere un sugo vero e proprio, ma deve essere un brodetto. Allora, vale da primo e da secondo. Poi dopo mettiamo le triglie all'interno. Ovviamente io metterò soltanto quello che riesco a mettere all'interno e poi lascerò tutto in questa casseruola che è comunque bellissima, così i commensali potranno mangiare direttamente anche dalla casseruola.
Quindi andiamo a mettere qui e poi adesso prendiamo la pasta e andiamo a sistemarla proprio all'interno. Vabbè. Ecco, non ci ho capito. Sì. Ok. Altro che piatto unico qui. E quindi non deve qui essere tanta la pasta. No, non deve essere tanta, deve essere giusta, perché poi il sughino te lo prendi anche con un crostino di pane, Antonè. Anche con le friselle. Anche con la frisella che va benissimo. Ecco, hai capito? Quindi allora, quindi adesso prendiamo tutti gli spaghettini spezzati. Perché sono già cotti, sono già cotti. Il sugo è salato, ovviamente. Qui ho messo pochissimo sale nella pasta, nell'acqua della pasta, e quindi andiamo a mettere all'interno proprio di questa bellissima perlunga. Oh, ecco qui. E ci siamo, Antonella. Il resto lo lasciamo all'interno perché comunque è bellissimo anche da... E questo è il nostro ciambotto di pesce pugliese fatto da Antonella.